City Report. Siamo al Palasharp, quel famoso posto che diversi anni fa ci ha fatto parecchio sbiancare dalle varie situazioni che abbiamo visto. Milano Cortina 2026. Questo è il lato dove c'è più sole, infatti siamo contro lo stradone, ce ne accorgiamo anche perché vengono messi i pantaloni ad asciugare. Questo è un lato dove c'è il sole, il lato stand di biancheria, questo del Palasharp. Continuiamo a percorrere il Palasharp, questo è il lato dove eravamo entrati la prima volta. Siamo sul lato dove ci sono le tende di preghiera che erano state affidate ai musulmani. E come potete vedere c'è ancora in giro un carrello che qualche supermercato si cerca, famoso carrello del degrado, dove viene trovato vuol dire che c'è sempre qualcosa, infatti anche in questo caso. E questa è la struttura del Palasharp nel lato del retro, come potete vedere tra immondizia e verde non tagliato, insomma è ancora un pugno nell'occhio, speriamo anche qui in una riqualificazione. Vi ricordo che siamo nel municipio 8, siamo a Lampugnano, andiamo. Questo invece, siamo sempre nel retro del Palasharp, era il lato della preghiera. Come potete vedere ci sono ancora le tende, ci sono i bagni chimici. La parte è ancora abbastanza vissuta da quel che si può vedere. Non vediamo sporco all'interno, totalmente diverso insomma da quello che vi abbiamo fatto vedere con le immagini di Paolo Rusconi prima,
della parte del Pala Sharp, quella che deve far parte delle famose Olimpiadi del 2024. E qui siamo proprio nel retro perché vi vogliamo far vedere due cose che magari non avete mai visto. Qui tra l'altro ogni tanto ci trova gente pernottante qui. Milano Cortina 2026. Come in questo caso, come ha ripreso Paolo, questo è il tendone di preghiera che come vedete è tutto aperto. Qui fra l'altro molto spesso per comodità si posteggiano anche i pullman della Flexibus, che quindi sono fuori dal posteggio di Lampugnano, perché qui siamo fuori. Vi facciamo ancora vedere in passeggiata questi carrelli, un altro carrello anche qui che qualche supermercato si piange. Ed eccoci nel pezzo che volevo farvi vedere, la biglietteria. Guardate i neon dove sono finiti. Tantissimi soldi spesi per le messe in sicurezza, come potete vedere anche qua questo pezzo di metallo che è stato saldato per impedire di entrare, lo vedete anche là, scritte, vabbè, lasciamo perdere, Gallarate antifascista, ma qui ci meraviglia il fatto, vedete, sono stati staccati i neon e sono stati lasciati lì, abbandonati lì sopra. Questo fa sempre parte dei lavori di sicurezza, anche da questo lato si potevano portare via anche i neon. Possibile che non sia mai passato nessuno per portarli via? Cari amici, tantissimo caldo qui a Milano, per oggi è tutto. La puntata del Pala Sharp su tutto quello che c'era e quello che c'è adesso chiude qui, ma noi rimaniamo vigili. Alla prossima settimana, City Report, Tullio Trapasso. City Report!